C'è un angelo che mi è apparso in sogno nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre. Mi ha detto: sta per iniziare l'ultimo mese dell'anno, l'ultimo mese che contiene l'ultimo giorno di questo ciclo compiuto. L'angelo ha aggiunto: voglio accompagnarti per tutto questo mese, affinché tu finisca bene il vecchio anno e inizi altrettanto bene il nuovo. Ed ecco, nel sogno l'angelo ha continuato a parlare e mi ha sussurrato: tra pochi minuti ti sveglierai, sarà il 1 dicembre e tu troverai accanto a te un oggetto magico. Ed ecco, al mio risveglio, subito sul tavolo della cucina ho visto la sagoma di uno strano abete. Esso ha iniziato a parlarmi e mi ha così sussurrato: guarda, dentro di me ci sono 30 fessure che ospiteranno 30 scatole. Esse, ciascuna per ogni giorno a partire da oggi, 1° dicembre, riempiranno le mie fessure. Così il giorno 30 di questo mese, ha proseguito l'albero magico, io sarò completo. E il giorno successivo, il 31, tu vedrai accadere qualcosa di straordinario. Io continuavo a fissare l'albero che ha proseguito dicendo: guarda, la prima scatoletta sta già arrivando e inizierà a parlare. Ed ecco, una minuscola scatola si è stagliata davanti ai miei occhi. Su di essa un personaggio con un cappuccio rosso mi ha detto: salve, sono il re di dicembre. Ho con me un albero d'oro che espande ovunque una luce dorata. Essa sconfigge il buio più nero. Ho con me anche un fiore magico rosso come il fuoco. Ovunque esso si posi, sconfigge l'odio e il rancore. Inoltre ho con me un abete bianco. Esso tinge di chiarore il nero del male e lo sconfigge. Ecco, sono il re di dicembre e vengo per aiutarti a chiudere il vecchio anno e a iniziare bene il nuovo. Ho con me un pacco magico che contiene tutte le emozioni più belle: la gioia, la serenità, la letizia. Il mio fiore rosso a volte si posa sui capelli di una bimba povera e gli splende come un rubino su un anello d'oro. Con la mia slitta percorro monti, montagne in lungo e in largo. E raggiungo i luoghi in cui c'è bisogno di me. Nel silenzio del dolore io suono la campana della letizia e il suo squillo echeggia portando serenità. Il mio abete bianco è coperto di neve, ma di una neve speciale. Quando essa cade a terra, scendendo dai miei rami, dal suolo nascono improvvisamente bucaneve.
Il mio fiore rosso a volte vola nell'aria e richiama uno stormo di uccelli che lo segue innalzandosi nel cielo. Quando la mia campana suona, gli uccelli si dispongono a forma di cuore ed esso troneggia nell'ampio firmamento. I petali del mio fiore rosso possono trasformarsi in farfalle. Farfalle che magicamente illuminano la fredda aria di dicembre. Dal mio abete d'oro esce un fascio di luce che forma un arcobaleno dorato nella notte. Su di esso dormono gli angeli. Io possiedo una candela magica la cui fiamma non si spegne mai. Chi vede la sua luce diventa immediatamente poeta, iniziato ai misteri dell'arte. Con la mia slitta raggiungo le case dei bambini più poveri del mondo e dono dolciumi, giocattoli, ma soprattutto amore. Il mio fiore rosso a volte si posa dentro un vaso magico, un vaso pieno di acqua della vita che rende questo fiore eterno. Oggi nel mio pacco regalo ho aggiunto un nuovo dono. Ho messo la capacità di sognare. Il mio abete d'oro ha una stella d'argento. Chi la guarda legge in essa i suoi difetti e così li può correggere. La mia campana suona quando due bambini si abbracciano e fanno la pace. Suona quando un babbo e una mamma accolgono una nuova vita. Il mio fiore rosso ha petali fatti di fuoco. Essi portano calore e tepore nelle case dei poveri. Nel mio pacco ho aggiunto un nuovo dono. La capacità di sorridere. Il mio abete bianco ha due stelle. Da esse escono pace e amore. Il mio fiore rosso attinge linfa dall'acqua della vita e rende giovane l'animo di chi lo guarda. La mia candela inizia i misteri dell'arte. Chi vede la sua fiamma diventa musicista, pittore, cantante, attore. Il mio fiore rosso a volte si posa sul piatto di un povero e lo riempie di cibi succulenti. Con la mia slitta una volta sono giunto da un bambino orfano e gli ho donato due genitori. Il mio fiore rosso ha un profumo magico. Chi lo percepisce si innamora dell'amore. La fiamma della mia candela appare a un bambino che ha in mano una penna e lo rende immediatamente capace di scrivere poesie.
Ecco, io sono il re di dicembre e ti ho narrato la mia storia. E con questa mia scatola chiudo l'ultima fessura dell'albero magico. Guardalo. Ecco, a tali parole io ho guardato l'abete completamente decorato dalle 30 scatolette. Esso mi ha detto: con me domani concluderai il vecchio anno. Io ti farò compagnia per dirgli addio. Preparati e domani, 31 dicembre, per prima cosa solleva i coperchi delle mie scatole. E così, nell'ultimo giorno dell'anno, io ho eseguito quanto mi era stato comandato e ho trovato dentro le scatole petali rossi, uno per ciascuna. Siamo i petali di un fiore magico, essi mi hanno detto. Siamo i petali del fiore che porta il nuovo anno. Ma abbiamo bisogno di una forza divina per formare la corolla. Ed ecco, dal vetro della mia porta, in quell'istante ho rivisto l'angelo che mi era apparso in sogno. Mi ha detto: sono io che ho la forza divina per comporre la corolla di questo fiore. Ora prenderò i vari petali e li disporrò in una nuova forma. Creerò con essi una corolla, una rossa corolla. Così mi ha detto l'angelo e ha ripreso a suonare. E al suono della sua musica ho visto i petali danzare nell'aria e comporsi nella forma di un fiore. Un fiore che ha troneggiato davanti ai miei occhi. Mi ha detto: sono il fiore che ti porta altri 365 giorni. Sono il fiore della fine e dell'inizio. Sono il fiore del vecchio e del nuovo. Sono il fiore della morte, ma anche della vita. E ti regalo il profumo di nuovi mesi che iniziano a scorrere. Auguri, auguri, ha ribadito la rossa corolla. Auguri da me che sono il fiore del nuovo anno.